Radio Mi Piaci. Mi piaci. È proprio vero, Radio Mi Piaci piace proprio a tutti. Radio Mi Piaci. E tu che aspetti? Registra il tuo Mi Piaci. Mi piaci. Fai come loro. Invia subito il tuo personalissimo Mi Piaci con un WhatsApp al 334 38 37 444. Radio Mi Piaci. Ti riascolterai su Radio Mi Piaci. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Buon mercoledì 21 febbraio. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, prosegue la preparazione degli uomini di grosso in vista del prossimo impegno contro la Ternana. A tal proposito ci sono delle importanti novità. Nella puntata odierna ci occuperemo davvero di tanti argomenti, spazio ovviamente al calcio giocato, ma cercheremo anche di approfondire una tematica che sta molto incuriosendo i tifosi biancorossi, ma che quest'oggi ci sarà un'imperdibile intervista ad un ex calciatore del Bari, anzi un ex portiere. Tra poco sentiremo di chi si tratta. Linee aperte sin da subito per i tifosi del Bari all'ascolto, contattateci per dirci la vostra, per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda il prossimo impegno appunto del Bari contro la Ternana. Quello che vi chiediamo è: cosa dovrebbe cambiare grosso in vista della prossima partita appunto contro la squadra umbra, come se c'è qualcosa da cambiare, perché si può anche rispondere no, va tutto bene, ci piace questo Bari, quindi anche quella è una risposta assolutamente valida. Potete sulla nostra pagina Facebook Tanto non capirai Orgoglio Barese su Radio Mi Piace un post per commentare la trasmissione. E allora, parlavamo di notizie dell'ultima ora, una notizia che secondo me non è molto molto positiva, è che in pratica a Terni sta per essere esonerato il secondo allenatore, Ternana ovviamente prossimo avversario del Bari. Dovrebbe andare via Mariani e dovrebbe arrivare Gigi De Cagno, che dovrebbe essere ufficializzato oggi, e anche oggi dovrebbe esserci la conferenza stampa di presentazione. Notizia non positiva, perché comunque sappiamo bene, un cambio di allenatore dà sempre quelle motivazioni in più ad una squadra, anche se nel caso della Ternana non è servito a molto il cambio da Pocheschi a Mariani, anzi. E poi perché comunque parliamo di un allenatore bravo, un allenatore che contro il Bari ha sempre fatto bene, e quindi secondo me non è una notizia positivissima questa qui. Magari vi invito a mandarci anche dei messaggi su questo argomento. E poi però c'è comunque un lato positivo, che l'ufficializzazione arriverebbe veramente a pochissime ore dalla partita, quindi De Cagno avrebbe veramente pochissimo tempo per lavorare, e sarebbe assolutamente la sua potrebbe essere un cambio solo dal punto di vista motivazionale, perché dal punto di vista tattico non credo possa fare chissà cosa a poche ore dal match. Poi fermo restando, parliamo comunque della Ternana, la squadra che al momento si è dimostrata la meno attrezzata di questo campionato di Serie B. Il Bari è tra le più forti, quindi sulla carta il Bari, se gioca da Bari, potrebbe arrivare anche Guardiola in panchina alla Ternana, non dovrebbe esserci storia. Però questo cambio sicuramente non va ad agevolarci, non è una cosa positiva. Ripeto, oggi dovrebbe arrivare l'ufficializzazione, Gigi De Cagno, nuovo tecnico della Ternana. E allora, intanto il Bari, per il Bari doppia seduta di allenamento. Al mattino la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica sul campo dell'antistadio, nel pomeriggio lavoro di potenziamento muscolare in palestra e poi lavoro tattico sul campo dell'antistadio. È tornato il gruppo Sissé, quindi una buona notizia, Sissé che si è allenato con i compagni, ma grosso che perde invece un altro tassello, vale a dire Marios Oikonomou, di nuovo un infortunio per il greco, in questo caso una contusione al piede destro, ovviamente niente di grave. Per quanto riguarda quest'oggi, seduta pomeridiana con inizio alle ore 15, mentre alle 13:30 ci sarà una conferenza stampa. La conferenza stampa sarà tenuta dal centrocampista colombiano del Bari, Andrés Tello, quindi
ascolteremo un pochino l'ex centrocampista dell'Empoli che cosa ci racconterà. Intanto giungono già i primi messaggi. Allora, dovrebbe essere un messaggio di Nostradamus, lo leggiamo insieme. Le mie visioni le dovete stampare sulle tavole di Mosè. A tutt'oggi non mi sono mai smentito, solo ieri sera mentre scrivevo la mia profezia mi sono sentito una mano accarezzare la mia penna piena di inchiostro, facendo schizzare sulla sulla pergamena. Era la mano di Diletta Leotta. Ti amo tantissimo, Diletta, sposami. Vabbè, ok, sono, poi la cosa va a finire molto molto male, quindi non vado oltre con i messaggi. Comunque abbiamo scoperto che Nostradamus è innamorato della giornalista di Sky, Diletta Leotta. Va bene, aspettiamo magari qualche messaggio un po' più serio. E allora colleghiamoci invece ora col forum di orgogliobarese.it per leggere come i tifosi biancorossi si stanno preparando a questa gara contro la Ternana. L'utente Madden scrive: visti i trascorsi, la partita che più temo. Poi l'utente portiere volante: faranno la partita della vita, sarà difficilissima. Poi l'utente Red Spad: ho visto Brescia Ternana, ultimo impegno degli Umbri, difesa a dir poco imbarazzante, proverei a ritornare al 4-3-3 con Galano che agisce sulla destra e magari rimetterei in prota dopo i due turni di riposo. Poi l'utente Maradona 22: test fondamentale quello di Terni in trasferta, assolutamente da non sottovalutare, campo su cui negli ultimi anni abbiamo faticato parecchio, soprattutto è un tipo di trasferta che solitamente sbagliamo, facciamo tutti gli scongiuri del caso. Poi l'utente Mr. Wolf: prova di maturità per noi, bisogna andare ovviamente lì per vincere. Poi l'utente Nico Fambari: Terni è un pericoloso banco di prova, classica partita da buccia di banana, umili e attenti. Poi l'utente Vicky 1978 dice: io mi ricordo la partita della vita che lo scorso anno fece il Pisa, quindi non prendiamo sotto gamba questa partita. Su questo siamo tutti d'accordo, va bene la differenza di valori tecnici, però giocano in casa, non so che clima ci sarà, questo è un argomento che andremo ad approfondire nella puntata di venerdì, però sicuramente giocare a Terni non è mai semplice, sappiamo che non c'è neanche un bellissimo rapporto tra le due tifoserie, quindi ci sarà un clima particolare, però il Bari, come dicevano anche gli utenti, questo è un test di maturità, quindi se si vuole ambire a qualcosa di importante in questo campionato, il Bari deve andare lì e deve vincere, perché se abbiamo paura della Ternana, se dobbiamo mettere in discussione i tre punti a Terni, allora è inutile continuare ad alimentare sogni di gloria, perché non sarebbe proprio il caso, perché se il Bari a Terni deve assolutamente andare a vincere. Poi c'è chi ci scrive: saluti dal Kenya, questo ce lo scrive Alex, salutiamo Alex. Poi Alessandro: per sabato, dopo dando per scontato il rientro di Bascia, farei rientrare Teio al posto di Petriccione. Per quanto riguarda De Canio, credo che comunque la Ternana sia costretta a giocare per vincere, dobbiamo giocare di rimessa. Bah, chissà il Bari che tipo di atteggiamento avrà a Terni. Poi Boris: Grosso dovrebbe rimettere Galano nel ruolo naturale, dovrebbe rilanciare Floro Flores. Vi ricordo che il sondaggio odierno riguarda appunto le mosse del tecnico del Bari in vista di Terni, cosa secondo voi si dovrebbe cambiare, vedendo anche quelle che sono state le due formazioni nelle ultime due partite, che alla fine sono state formazioni simili, l'ultima cambiava solo per un elemento. E siamo giunti ora al momento dell'intervista. Quest'oggi abbiamo optato per un portiere, anzi un ex portiere. Con la maglia del Bari ha giocato dal 99 al 2001, facendo il dodicesimo del compianto Franco Mancini. Sto parlando di Attilio Gregori. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato. Tanto non capirai. Siamo con Attilio Gregori, ex portiere del Bari, ma anche di Roma e Verona. Buongiorno Attilio e grazie per aver accettato il nostro invito. No, buongiorno a voi, grazie a te che mi hai chiamato. Allora Attilio, i tifosi del Bari hanno perso un po' le tue tracce. Com'è proseguita la tua carriera dopo la parentesi di Bari? Attualmente sei ancora nel mondo del calcio oppure no? Ho fatto per 10 anni l'allenatore, ho provato a fare l'allenatore, ho fatto il corso a Coverciano, poi tra campionati di eccellenza e Serie D, insomma, l'ultima squadra che ho allenato è stata la Viterbese in D, poi niente, ma
fuori dal mondo del calcio che conta da quando ho smesso. Diciamo che non ho mantenuto rapporti con quasi nessuno, a parte qualche ex giocatore ci sentiamo ogni tanto, ma niente di importante, insomma. Ecco, tu hai giocato in tante squadre e club importanti, ne cito solo due: Verona e Genoa. Quale l'esperienza più importante, in quale tra queste due città hai lasciato il cuore? Ma sicuramente a Verona. Sono stato 6 anni a Verona e lì, oltre al fatto calcistico, c'è stato dell'altro, quindi è una città dove mi sono trovato benissimo, dove mi hanno accolto subito bene. Per 6 anni, diciamo, ho fatto una vita che piaceva a me, a livello sia sportivo che anche extra sportivo, insomma. Poi c'è stata anche, però, io mi piace ricordare anche la parentesi di Bari. Io sono stato 3 anni a Bari, c'era Fascetti, c'era il presidente Matarrese, e sono stati 3 anni importanti anche quelli, perché poi sono state le prime due salvezze sofferte. Io il primo anno sono arrivato dopo che Mancini, il povero Franco Mancini, si era infortunato la mano, e mi ricordo che è stata tribolata la prima, bella, e la seconda altrettanto, insomma. Mi sono trovato benissimo anche a Bari, devo dire la verità. Ecco, hai parlato di Franco Mancini, che purtroppo non c'è più. Ti chiedo che rapporto c'era tra voi, e poi magari un tuo ricordo di questo grande ex portiere, grande persona. Guarda, c'era un rapporto bellissimo, improntato soprattutto sulla stima reciproca. Io conoscevo il mio ruolo e sapevo che venivo a Bari ad affiancare Franco Mancini, perché lui era il portiere del Bari, in quel momento stava facendo grandi cose. C'è stato subito, diciamo, un rapporto franco e diretto tra di noi, ma soprattutto una stima reciproca. Io lo stimavo sia come persona prima e come calciatore poi. E mi è dispiaciuto tantissimo quando poi ho preso la notizia, purtroppo, che Franco ci ha lasciato in quel modo, insomma. Ecco, Attilio, molto abile tra i pali, eri bravino però anche con i piedi. Sei andato in gol su punizione, ricordiamo, nella gara di Serie C2 Lodigiani Frosinone nel campionato 2002-2003, mentre è storia una tua fuga, palla al piede in un Messina-Verona del 91. Insomma, eri un po' Cilaverte e un po' anche Ghita, oppure no? Sì, diciamo che mi piaceva molto giocare con i piedi, e forse queste mie uscite così estemporanee dalla porta erano la frustrazione del fatto che dovevo stare in porta e aspettare gli eventi. Però mi sarebbe piaciuto anche aver provato nella mia carriera a giocare in un altro ruolo, però purtroppo ho scelto quello e con quello ho costruito la mia dignitosa carriera, diciamo. Radio Mi Piace. Attilio Gregori, un vero e proprio personaggio, ascolteremo tra un po' la seconda parte dell'intervista. Quindi Gregori, che ha assolutamente interrotto i rapporti con il mondo del calcio, è stato anche al centro di alcune questioni che ora non andiamo a riprendere, e poi questo bellissimo rapporto tra i due portieri dell'epoca, anzi tre, perché c'era anche Gianni Diveri, Franco Mancini, Attilio Gregori, la stima, il rispetto di un compagno di squadra verso il portiere titolare, questa stima reciproca, la consapevolezza del proprio ruolo. Gregori sapeva che doveva fare il dodicesimo, giocò, se non sbaglio, un 6-7 partite in quella stagione lì, fece anche bene, e poi tornò al suo posto sapendo che Franco Mancini era il titolare, e quindi anche da lì poi si va a consolidare un gruppo, uno spogliatoio, perché se anche e soprattutto tra i portieri c'è questo rapporto. Gregori, che a Bari non l'ha dimostrato per fortuna, perché comunque ha giocato poche partite, ma era un portiere molto strano. Ho fatto appunto la domanda perché era un portiere che in alcune stagioni preferiva addirittura uscire dall'area di rigore con palla al piede, dribblava giocatori, calciava anche punizioni, fece anche un gol. Insomma, un portiere un po' atipico. Ce n'erano tanti, a dire la verità, in quel periodo. Ricordiamo appunto Cilaverte, ricordiamo Ghita. Io ricordo anche un altro portiere un po' strano, era, se non sbaglio, si chiamava Campos del Messico. Insomma, ce n'erano portieri strani. Ora si sono un po' tutti tranquillizzati, non vediamo più portieri un po' atipici, diciamo così. Bene, ora siamo pronti, però prima di passare alla seconda parte dell'intervista leggo qualche altro messaggio. C'è chi risponde ovviamente al messaggio precedente di Nostradamus, dice chi si firma Nostro Saverius, probabile che il Bari lasci le penne, speriamo di no, queste cose, anche per scherzo, non dovete neanche dire.
Bene, siamo pronti per la seconda parte dell'intervista ad Attilio Gregori. Tanto non capirai. Ecco, venendo, anzi tornando al tuo periodo a Bari dal 99 al 2001, se non sbaglio, stagioni diverse, molto molto diverse sotto tutti i punti di vista, giusto? Sì, diverse. La prima, detto, era, abbiamo raggiunto una salvezza sofferta. Io sono arrivato che mancavano 2 mesi e mezzo alla fine del campionato, il Bari era in lotta per la salvezza. Poi si fece male Mancini alla mano e io mi alternai con Indiveri e poi giocai qualche partita. Poi quando Franco si riprese entrò lui e il Bari a vere spiegate conquistò la salvezza, insomma. La seconda pure con Fascetti, mi ricordo, è stata un po' più tribolata, perché poi dopo, e poi il terzo anno era iniziato male, mi ricordo, arrivò Battistini, altro mio collega, amico soprattutto, che è uno dei pochi che sento ultimamente. Da lì poi si era rotto qualcosa tra me, soprattutto la conduzione tecnica, e io ho preferito lasciare tutto e tornare a casa e smettere con il calcio. Poi mi fui convinto da un mio ex compagno della Roma, Di Mauro, in quel momento era direttore sportivo della Lodigiani, a dare una mano alla Lodigiani. Anche lì riprovai a tornare in campo, ma dopo qualche partita avevo capito che non c'era più, diciamo, quelle, le motivazioni, le farfalle nella pancia, come dicono in amore. Io dico nel calcio, quando tu arrivi a campo e non senti più niente, perdi, diciamo, quasi come se fosse successo niente, vai al campo con fatica, a quel punto lì avevo capito che era arrivato il momento di smettere. Sempre in quel Bari c'erano tanti calciatori di talento, anche di personalità, te ne cito due: Phil Mazinga e Rashid Nekruz. Che tipi erano dentro e soprattutto fuori dal campo? Se magari vuoi raccontarci qualche aneddoto, soprattutto Nekruz, penso che fosse un tipo tutto da raccontare, no? Ma sì, Nekruz è tutto da raccontare, tipo molto particolare, simpatico, estroverso, guascone, qualche volta poco professionista, noi li riprovavamo sempre. Secondo me ha raccolto meno di quanto poteva fare nella sua carriera. Nekruz è stato uno dei più forti difensori che io ho conosciuto, perché poi lo vedevo in allenamento sempre. E poi ti ricordo che io, quando sono arrivato a Bari, c'era il primo Cassano, che a 16 anni si allenava con me, con Fascetti, e faceva impazzire tutti i giocatori durante le partitine. Insomma, era già come l'abbiamo visto nella sua carriera, lo era già a 16 anni. Ecco, a proposito di Cassano, anche lì possiamo parlare di tantissimi rimpianti, perché avrebbe potuto fare ben altra carriera, no? Sì, ma Cassano ha fatto la sua carriera, ha avuto le sue soddisfazioni, però era un tipo un po' particolare. Anzi, ricordo che grazie al presidente Matarrese, che lo ha inquadrato subito e l'ha messo sui binari giusti, l'ha fatto diventare quello che poi è stato, e credo che Cassano, se ha fatto la carriera che ha fatto, gran parte deve ringraziare Matarrese e soprattutto Gianni Fascetti. Restando in tema portieri e venendo al Bari di oggi, al Bari di Fabio Grosso, c'è una situazione un po' anomala, perché c'è il primo portiere che è Micai, poi ci sono ben 3 riserve, vale a dire De Lucia, Berardi e Conti. Un tuo parere su questa situazione portieri a Bari, perché 4 portieri forse sono un po' troppi, che dici? Io credo che anche 3 siano troppi, 4 sono tantissimi. Io credo che il ruolo del portiere, anche se il calcio si è evoluto come la vita, come il mondo, però credo che la regola del portiere valga sempre. I portieri sono 2, uno è il titolare e l'altro è lì che aspetta e se serve deve dare una mano. Però avere già 2 portieri bravi è un problema, perché poi comunque sia si scontenta uno di 2. E se trovi 2 persone che caratterialmente sono fragili, uno di 2 lo perdi sicuramente. Io credo che la situazione del Bari sia paradossale, perché 4 portieri credo che neanche Real Madrid li abbia. Attilio, infine un commento su questo Bari di Fabio Grosso impegnato nella scalata alla Serie A. Diciamo che la scalata alla Serie A è sempre difficile. Poi quest'anno il campione di Serie B rispetto allo scorso anno è molto più di livello, secondo me. Ci sono più squadre attrezzate e soprattutto le 2 che stanno davanti, secondo me, hanno qualcosa in più delle altre. Il Bari ho visto che ha provato a cambiare, ha preso giocatori, c'è una rosa importante, però non ha continuità, e nel campionato di Serie B la cosa più importante di una squadra è la continuità dei risultati. Quando tu altaleni vittorie, a sconfitte, a pareggi, a periodi bui, sicuramente farai molta fatica. Io il Bari credo che questo sia stato l'andamento del suo campionato fino adesso, a momenti bellissimi, a momenti ti spegne la luce e poi fa dei risultati a sorpresa fuori casa, poi in casa si ferma,
è un campionato difficilissimo, dove se riesci a trovare l'equilibrio e la continuità dei risultati puoi arrivare fino in fondo, altrimenti sei lì che sei sempre nel limbo, la mezza incompiuta, insomma. Tiglio, infine io nel ringraziarti ti chiedo se vuoi salutare i tifosi del Bari che ci stanno ascoltando. Ma io li saluto, li abbraccio veramente con il cuore, perché sono stato, ripeto, anche se è stata una breve parentesi, dal 99 al 2001 per me è stata molto intensa, quindi un ringraziamento a loro perché mi hanno sostenuto quando era il momento, e soprattutto ho un ricordo bellissimo della città e dell'ambiente del barese. Io gli auguro le migliori fortune, perché una tifoseria come quella del Bari sicuramente merita di stare nella categoria superiore, non lo dico per, non è un discorso buttato lì, tanto per dire, ma credo che Bari come città e come tifoseria ce ne siano poche oggi in Italia. Radio Mi Piace. Ringraziamo Attilio Gregori, sicuramente interessante ascoltare i ricordi di questi ex calciatori, soprattutto molto bello ascoltare questi aneddoti legati ad esempio a Rashid Necruz, quindi questo calciatore dalle grandi potenzialità, ma magari poco professionista, ha detto Gregori. Sappiamo che Necruz aveva qualche vizietto extra calcistico, poi Cassano, che già all'epoca faceva impazzire i portieri, i difensori negli allenamenti, e Gregori che dice che se ha fatto quella carriera Cassano sicuramente poteva fare di più, però se ha fatto quella carriera deve assolutamente ringraziare due personaggi importanti di quel Bari come Eugenio Fascetti, che insomma ne abbiamo dette tante sull'ex tecnico del Bari, però sicuramente era uno che sapeva coltivare i talenti, e poi Vincenzo Matarrese, che con i calciatori aveva un rapporto paterno e con Cassano ha dato il meglio, sicuramente l'ex presidente del Bari. Bene, noi ora ci fermiamo per un minuto, ma attenzione, torniamo subito con un collegamento telefonico molto molto interessante. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura, e specializzati nella riparazione di vetture grandinate, gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Bene, rieccoci, siete sempre qui su Radio Mi Piaci. Vi ricordo il quesito odierno: cosa dovrebbe cambiare grosso in vista della prossima partita contro la Ternana? Siamo giunti al momento del collegamento telefonico. Quest'oggi vogliamo approfondire un argomento molto interessante che ha tenuto banco nei giorni scorsi tra i tifosi biancorossi. Mi riferisco all'adesione del Bari alla London Football Exchange. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma oggi ne parliamo con chi per primo ha scritto sulla carta stampata, fornendo diverse indicazioni e dati interessanti. Saluto e ringrazio per essere con noi il giornalista di Italia Oggi, Francesco Cerisano. Buongiorno Francesco e benvenuto, che a tanto lo capirai. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora Francesco, oggi cerchiamo di spiegare e di semplificare soprattutto quanto emerso nei giorni scorsi, in modo che i tifosi all'ascolto possano comprendere bene di che cosa si sta parlando. Andiamo con ordine: che cos'è la London Football Exchange? Allora, cosa sembra essere, specifichiamo, perché insomma i contorni di questa operazione non sono ancora molto chiari, sembra essere una piattaforma che opererà in criptovalute, quindi nella quale le transazioni non saranno, possiamo dire, in moneta reale, ma saranno in criptovalute, e nella fattispecie in un gettone che questa piattaforma, questa London Football Exchange, emetterà, un gettone chiamato token, che avrà
un valore che si potrà acquistare e che consentirà praticamente ai tifosi di interagire con le squadre che aderiscono a questa piattaforma accedendo a tutta una serie di servizi esclusivi, quindi pacchetti VIP, ma anche merchandising, acquisto biglietti. Attraverso questi servizi quindi il tifoso potrà in qualche modo anche finanziare la società, quindi non solo acquistando quote della società, ma anche finanziandola, appunto acquistando merchandising, pacchetti VIP, servizi attraverso questa piattaforma, comprando questi token che adesso sono in vendita in questa piattaforma. Quindi c'è stata in questo momento un'offerta pubblica di questi token. Questa piattaforma punta a raccogliere, non è ancora operativa, punta a raccogliere 350 milioni di dollari prima del definitivo lancio, della definitiva operatività della piattaforma, che dovrebbe essere per fine giugno, inizi luglio. Quindi sicuramente l'adesione del Bari a questa piattaforma è un'iniziativa che va letta anche nell'ambito dell'apertura all'azionariato popolare, a cui più volte insomma il presidente Gian Caspro ha fatto riferimento. È chiaro che perché dicevamo è ancora tutto da decifrare, perché per il momento, anche andando per esempio a vedere sul sito internet o sul profilo Twitter di questa piattaforma, l'unico club che viene citato, più volte citato, ma alla fine rimane sempre l'unico, è il Bari. Non si contano al momento altre squadre che abbiano aderito a questa piattaforma. È vero che questa piattaforma è partita da poco, è stata lanciata, presentata solo il 26 gennaio, però siamo in attesa appunto di conoscere altri nomi di altre squadre per capire effettivamente anche la portata dell'iniziativa, perché è chiaro che se a questa piattaforma dovessero aderire club di primaria importanza anche a livello europeo, è chiaro che anche l'iniziativa, la decisione del Bari di aderire alla London Football Exchange sicuramente acquisirebbe anche una diversa rilevanza. Ecco, l'invito che faccio ai radioascoltatori: se volete interagire potete anche chiamarci e parlare direttamente col giornalista Francesco Cerisano, oppure potete inviarci messaggi o note vocali per fare le vostre domande o per esporre i vostri chiarimenti. Un'altra precisazione, Francesco: si parla di tecnologia blockchain, che cos'è? Sì, la blockchain è praticamente una tecnologia che è essenziale nel mondo delle criptovalute e che serve praticamente a dare valore legale alle transazioni che avvengono nelle criptovalute. Diciamo che l'utilizzo principale della blockchain è con i bitcoin, che voglio dire sono la criptovaluta per eccellenza. Come detto, questa piattaforma, questa London Football Exchange, non opererà in bitcoin, ma avrà la sua criptovaluta, quindi la sua moneta, questo token emesso dalla stessa London Football Exchange. La tecnologia blockchain è una tecnologia che consente praticamente, quando si fa una transazione in criptovalute, di avere la certezza della transazione stessa e non solo, ma anche avere la certezza che tutti gli altri operatori che operano in criptovalute riconoscano questa transazione, quindi le diano valore legale. È come se praticamente tutti gli aderenti in questo caso la London Football Exchange certificassero, diciamo avallassero la bontà della transazione stessa. La blockchain è una tecnologia che sta alla base di qualunque transazione che possa avvenire con le criptovalute. Ecco, Francesco, l'hai detto anche prima, in questa fase la London Football Exchange è in una fase definita ICO, vale a dire Initial Coin Offers, vale a dire una fase appunto iniziale di raccolta. Come hai detto, questa fase si concluderà, se ho capito bene, verso maggio-giugno. Ecco, la domanda che ti faccio è: cosa dovrebbe accadere se, tu hai parlato di una raccolta fissata in 350 milioni, cosa dovrebbe accadere se magari questo obiettivo non si raggiunge e, peggio ancora, altri club non dovessero aggiungersi al Bari?
Ma sì, questo è tutto da decifrare. Infatti, secondo me, anche in questo senso va letta anche un po' la cautela che è stata anche espressa dalla società, la quale interrogata sul punto, non ha ovviamente smentito l'interesse ad aderire a questa piattaforma, però ha anche detto più volte che non c'è, almeno per il momento, non c'è ancora stata la firma sul contratto definitivo, quindi il Bari è alla finestra. Sicuramente tra tutte le società d'Europa possiamo dire che è quella più avanti nell'aderire a questa piattaforma, però sta un po' a guardare, vuole anche guardare quella che sarà poi appunto l'adesione che questa piattaforma raccoglierà negli altri club. Come ho scritto io nell'articolo, dalla London Football Exchange hanno fatto sapere che in questa settimana sarebbero stati ufficializzati altri 5 club che pronti ad aderire alla piattaforma, così come ha fatto il Bari. E poi sempre della London Football Exchange hanno fatto sapere che ci sarebbero altri 50 club con i quali ci sarebbero delle trattative in corso per l'adesione. Nomi non sono stati ancora fatti. Io proprio ieri ho inviato l'ultima e l'ennesima mail all'ufficio comunicazioni di questa piattaforma per sapere se almeno qualcuno di questi 5 nomi, di questi 5 club insomma che sarebbero pronti ad aderire, poteva essere fatto, e non ho ancora avuto risposta. Quindi è chiaro, stiamo a vedere, monitoriamo la situazione. Io consiglio insomma anche ai tifosi di andare quotidianamente anche a vedere sul profilo Twitter di questa piattaforma, dove si parla tanto di Bari. Il Bari compare praticamente quasi tutti i giorni, loro riportano in evidenza il fatto di aver concluso questo accordo con il Bari. Ecco, però adesso ovviamente vogliamo capire effettivamente quale sarà il contesto nel quale il Bari andrà a confrontarsi e a operare all'interno di questa piattaforma. Ecco Francesco, a livello pratico ti chiedo, l'hai già accennato prima, però volendo proprio fare un discorso un po' più terra terra, i tifosi quali vantaggi potrebbero avere da questa piattaforma? Ti chiedo poi quali potrebbero essere i vantaggi, Giancaspro, e poi se c'è una soglia minima di investimento, cioè questo è un investimento alla portata di tutti i tifosi oppure no? Ma guardi, che sappia io la soglia minima rischia di non essere proprio alla portata di tutti i tifosi, perché per il momento appunto in questa initial offering, token offering a cui facevi riferimento tu, mi pare che il livello iniziale di investimento sia fissato a $10,000, quindi non anche volendo aderire a questa offerta pubblica appunto di collocamento di questi token, non si potrebbe spendere €100, insomma, per intenderci. Il tifoso che volesse investire €100 non lo potrebbe fare, ma dovrebbe fare un investimento minimo, quindi sicuramente non è alla portata di tutti. I vantaggi per la società sono sicuramente quelli di finanziamento, quindi attraverso l'apporto dei tifosi la società potrà finanziarsi. I vantaggi per i tifosi: potranno accedere a tutta una serie di iniziative che a questo punto iniziative che la società aprirà solamente a favore di quelli che aderiscono a questa piattaforma, per esempio pacchetti VIP che diano al tifoso la possibilità di accedere a vedere la partita in tribuna d'onore con magari l'hospitality o con la possibilità di sedere in panchina. Buttando lì, ma giusto per far capire, pacchetti VIP, loro sul sito della London Football Exchange continuano a evidenziano molto che attraverso questa piattaforma si potrà accedere a, loro dicono in inglese, unprecedented experience, cioè esperienze senza precedenti che il tifoso potrà fare con la propria squadra. Quindi se possiamo pensare a tutta una serie di iniziative alle quali il tifoso non potrebbe accedere attraverso i canali normali, e che alle quali invece potrebbe accedere solamente aderendo a questa piattaforma. Quindi merchandising, per esempio merchandising non offerto alla maggior parte dei tifosi, ma
solamente agli aderenti a questa piattaforma, appunto pacchetti VIP, biglietti, canali preferenziali nell'acquisto dei biglietti, quindi magari per partite di particolare rilevanza i biglietti potrebbero essere messi in vendita con prelazione solo. Ecco, tutta ti interrompo un attimo perché c'è un altro aspetto che dobbiamo approfondire. Secondo qualche esperto, questa tipologia di investimento potrebbe essere però un rischio, perché potrebbe esserci il pericolo di una bolla speculativa. Ecco, spieghiamo che cos'è la bolla speculativa e poi dimmi se effettivamente c'è questo pericolo, perché si parla appunto di bolla speculativa nelle criptovalute. Guarda, la bolla speculativa è insita proprio nel concetto delle criptovalute. Vediamo anche quello che sta succedendo con il valore dei bitcoin, che come sappiamo è estremamente volatile, è schizzato a livelli incredibili all'inizio del mese di gennaio e poi è soggetto a fluttuazioni. È chiaro che voglio dire, se come sappiamo le operazioni, la borsa è il regno della speculazione, e parliamo della, come dire, della borsa valori vera, reale, quella basata sulle azioni e sui soldi veri, a maggior ragione il mondo delle criptovalute è a maggior ragione il mondo è il terreno delle speculazioni. Quindi sicuramente questo pericolo della bolla speculativa, cioè che alla fine gli investitori possano ritrovarsi con un pugno di mosche in mano, c'è. È chiaro che in questo momento questa operazione, come tutte le operazioni in criptovalute, è un salto nel buio, perché sì, il tifoso anche che volesse aderire dovrebbe dare soldi veri, euro veri, per comprare questi token che al momento non sono, come dire, nulla di più che i soldi del Monopoly, fondamentalmente. Non hanno nessun valore superiore ai soldi del Monopoly. Certo, un domani questi token potrebbero apprezzarsi, quindi aumentare di valore, e potrebbero a questo punto, magari il tifoso che ha fatto l'investimento potrebbe vedere un ritorno economico, perché magari ha comprato il token a 5 e se lo ritrova a 15. Faccio un esempio terra-terra, certo. Se domani dovessero ufficializzare che a questa piattaforma aderisce il Real Madrid o il Chelsea o il Paris Saint-Germain, è chiaro che chi ha comprato il token della London Football Exchange a 5 poi potrebbe vederselo rivalutare anche in modo consistente, però insomma, ecco, al momento è tutto molto aleatorio, soprattutto perché, ripeto, fino a quando non si sa quali saranno gli altri partner del Bari in questa iniziativa, è ancora un po' presto per tirare. Perfetto, le perfetto. E allora non ci resta che attendere, quindi vediamo come si andrà a sviluppare questa questione. Francesco, io ti ringrazio perché sei stato veramente molto esaustivo, ci hai spiegato bene tutti i vari aspetti, quindi ringrazio e saluto il giornalista di Italia Oggi, Francesco Cerisano. Francesco, grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, grazie a voi. Bene, bene, siamo in chiusura, è veramente tutto anche per quest'oggi. Vi ricordo che le repliche di Tanto Non Capirai sono disponibili sul canale ufficiale YouTube di Radio Mi Piaci, ma sono anche su Spreaker, quindi ascoltabili come podcast, ma sono anche sulla pagina Facebook ufficiale di Radio Mi Piaci. Ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Tanto Non Capirai torna quindi domani qui su Radio Mi Piaci con una nuova puntata. Forza Bari e ciao, da Nicola Lucarelli.